dei gratta e vinci comunali per aiutare gli istituti culturali a rischio di chiusura come l'Istituto Musicale Peri e la Fondazione della Danza. La proposta arriva al Comune di Reggio Emilia da Donato Vena della Federazione della Sinistra, che sviluppando la sua idea di vere e proprie lotterie comunali di scopo per far fronte alle residue risorse economiche dei comuni, spiega: la normativa attuale sulle lotterie permette a enti morali, associazioni, comitati senza fini di lucro con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi di organizzare lotterie locali. Il giocatore di turno, invece di sperare in un improbabile premio milionario in denaro, potrebbe vincere con molta facilità dei biglietti per il teatro per sé e la sua famiglia, e se non vince sa che ha contribuito per investire sulla cultura della sua città.